Quando si parla di Champagne Rosé, amici miei, è impossibile prescindere da un comune della montagna di Reims che fa davvero tutta la differenza del mondo. Sto parlando del comune di Ambonnet. Lì la maggior parte delle viti sono a bacca rossa, ossia sono pino nero. Ma c'è naturalmente anche una parte di Chardonnay, come vedremo oggi in questa bottiglia. Il pino nero di Ambonnet è qualcosa di fantastico e quindi anche un rosé Ambonnet 100% come questo è una rarità, un qualcosa di speciale, mettiamola così. All'interno dei grandi produttori di Pinot Noir di Ambonnet, non parlare di Eric Rodet è un vero e proprio delitto, perché questo produttore che ha fatto tanta gavetta da Krug sta davvero solcando un'era. Un produttore che produce champagne meravigliosi, per il momento, diciamo la bassa voce, a prezzi ancora sostenibili. Come vi dicevo, Eric Rodet è azienda fondata parecchi anni fa, dal 2009 è in coltivazione biologica, poi biodinamica, 6 ettari di proprietà e, come vi dicevo prima, una gran gavetta fatta da Krug, quindi uno stile di vinificazione dove il legno è molto importante. Andiamo a concentrarci proprio su questa bottiglia, che ha una caratteristica interessantissima: è naturalmente rosé, ma il 75% è il pino nero e il 25% è chardonnay, entrambi tutti di Ambonnet. All'interno di quel 75%, oltre la metà viene usato per la macerazione e soprattutto una grandissima parte viene vinificato in legno. Poi viene fatto il blend e abbiamo nel bicchiere quello che adesso andremo a vedere nell'assaggio. Lo champagne Grand Cru di Eric Rodet è un brut tecnicamente, anche se il dosaggio comunque è basso, attorno ai 6 grammi litro. Quello che è interessante è che all'interno troviamo vini di riserva delle ultime 6 annate, quindi abbiamo, diciamo così, gli ultimi 6 anni rappresentati in ogni bottiglia di rosé di Eric Rodet. Bicchiere largo, amici miei, per uno champagne di Eric Rodet, perché la parte olfattiva fa tutta la differenza del mondo, special modo quando abbiamo in maggioranza Pinot Noir. E guardate quanto è bello questo colore, quanto è bella e finissima, davvero finissima la bollicina. E si tratta di un ramato pieno come colore, davvero ammagliante. Il naso è quello di un rosé non troppo carico, è fresco, è piacevole. C'è una parte di piccoli frutti rossi, di ribes. E poi una parte di fiori mista un po' a spezie, c'è anche una leggerissima nota di origano, intrigantissima. In bocca è uno champagne più importante in termini di spalla, di potenza rispetto al naso, c'è un po' questo dualismo, anche se devo dire, assaggiando l'altra volta il Blanc de Noir, che era ancora più corposo, questo comunque nel suo complesso gusto olfattivo resta uno champagne più fresco, più agile, in qualche modo anche più semplice, uno champagne che è possibile abbinare a più cose. Scorre bene il palato, ha la mineralità classica degli champagne di Ambonnet, che sono pressoché unici, forse i più facili da riconoscere alla cieca, anche perché hanno proprio questo timbro molto molto caratteristico del comune di provenienza. Ha anche una bellissima lunghezza questo champagne. Amici miei, Eric Rodet è veramente grande. Questo è uno champagne da abbinare un po' a tante cose. Diversi pesci si possono abbinare, anche un sushi molto pulito. Chi vuole azzardare anche un abbinamento con i dolci, sebbene sia secco naturalmente, se vi piace il contrasto secco-dolce, in quei dolci dove c'è frutta, dove c'è fragole, dove c'è quel tipo di caratteristica, secondo me potrebbe tranquillamente starci. Provatelo, è una piccola scommessa, facciamola assieme. E voi, se vi è piaciuto il video, non potete fare che altro che mettere un bel like. Ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!